Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare una diagnosi su questa vettura, un Audi Q5 2000 turbo diesel, per la problematica del consumo dell'acqua. Quindi, come vedete, la vaschetta è giù di liquido, ci va circa un litro di acqua ogni giorno, probabilmente ha la guarnizione della testata o la testata crepata. Come si fa ad andare a fare questa diagnosi? Andiamo a prendere questo riduttore di pressione, andiamo a inserire un bar virgola 8, andiamo a mettere la pressione alla vaschetta dell'acqua e in questa maniera, una volta che l'impianto è in pressione, si va a verificare da dove fuoriesce l'acqua. In questo caso l'acqua fuoriesce qua vicino alla turbina. Vedete che è bagnato qua, vedete? Cosa vuol dire? Vuol dire che la perdita dell'acqua sarà sicuramente nella zona della guarnizione della testata vicino al collettore di scarico. Quindi, per andare a diagnosticare queste perdite di acqua, l'unica maniera esistente per non andare a fare riparazioni non mirate, quindi bisogna andare a fare una riparazione mirata, dobbiamo prima andare a capire cosa andare a smontare, cosa andare a verificare. Per fare questo bisogna mettere in pressione l'impianto e andare a vedere da dove esce l'acqua. In questo caso ci sono vicino al collettore di scarico, quindi dovremmo andare a togliere la testata, mandare la testata in rettifica, metterla in pressione e vedere se è la testata crepata o solo che è la guarnizione che si è usurata e quindi va cambiata la guarnizione della testa. Per info preventivi su riparazioni del genere potete chiamarci alla Bianco Auto al numero 0141 96 92 14 o info@biancoauto.it o potete mandare un messaggio WhatsApp al 345 060 86 80. Facendo un discorso del genere sicuramente andremo a individuare la giusta riparazione da fare su quest'auto. Ciao a tutti e alla prossima.